Buongiorno ragazzi, come state quest'oggi? Io sono carichissima, pronta a darvi un nuovo allenamento della settimana e quello che vi propongo è un allenamento a tempo crescente. Andremo a fare 4 round. Il primo round durerà 20 secondi e un recupero di 10 secondi tra un esercizio ed un altro. Secondo round durerà 30 secondi con un recupero invece di 15 secondi tra un esercizio ed un altro. Terzo round, 45 secondi con un recupero di 30 secondi ed infine avremo l'ultimo round da 1 minuto, quindi 60 secondi, con un recupero di 40 secondi. Bene, l'attrezzatura di oggi è... dovete dotarvi semplicemente di un elastico, quello che verrà messo poi nelle gambe per poter fare gli squat. Vi dovete dotare di un peso, se non avete, io la ghisa, se non avete la ghisa chiaramente potete prendere una palla, potete prendere delle due bottiglie ad esempio, qualsiasi cosa sia un peso non superiore a 5 kg e poi un semplice tappetino. Io sono pronta, ho già l'elastico nelle gambe, l'ho disposto poco sopra le mie ginocchia perché andrò a fare il primo esercizio dell'allenamento, che è lo squat a piedi uniti alternato con lo squat a gambe divaricate. Chiaramente più l'elastico è resistente, più sentirete il lavoro sui glutei, sul tensore della fascia lata e gli abduttori. Quindi vedete un po' se che elastico potete trovare e sfruttatelo. Se non avete un elastico, potete fare lo stesso identico esercizio, non vi ponete nessun problema, potete anche farlo saltato, quindi con un piccolo saltellino tra un movimento e l'altro. Vi disponete con i piedi uniti, scendete giù in squat per risalire e aprire le gambe. Giù e vado. Giù e vado. Giù e vado. La variante che possiamo andare a fare è quello di aggiungere il peso, quindi andarlo a fare nella modalità Globet Squat, cioè ci posizioniamo il peso, andiamo giù in posizione, vado e scendo, di nuovo, posizione, scendo, posizione, scendo. Avete un ulteriore carico oltre il vostro peso corporeo e oltre alla resistenza dell'elastico. Bene, il secondo esercizio che vi do dell'allenamento è un esercizio per le addominali, il cosiddetto Russian Twist. Questo esercizio va fatto a terra, quindi vi dovete disporre su un tappetino, dovete mettere il peso tra le mani e lo faremo nella prima variante, che è quella più semplice, cioè con i piedi a terra. Cosa fondamentale, dovete inclinare la schiena indietro, mettere l'addome perfettamente dentro, quindi deve essere contratto, per poi andare verso un lato con il peso e poi verso l'altro, in questo movimento di torsione. Se volete l'esercizio in maniera più intensa, quindi lo volete sentire ancora di più, basta posizionarvi con le gambe sollevate e avrete un'ulteriore difficoltà. Terzo esercizio che conoscete abbastanza bene, il mountain climber. Quindi ci disponiamo prima nella posizione quadrupedica, dopodiché nella posizione di plank e da qua andiamo a fare il famoso mountain climber. Dopo gli esercizi addominali, l'altro esercizio che vi propongo è nuovamente un esercizio per le gambe. Quindi andiamo a fare un affondo in avanti alternato con il sollevamento del ginocchio. Vi dispongo sempre in diagonale in modo tale che possiate vedere nel migliore dei modi. Andiamo in avanti, andiamo a fare l'affondo, ritorno su, ginocchiata, affondo, ginocchiata, affondo, ginocchiata, affondo, ginocchiata, affondo, ginocchiata. Chiaramente dividetevi il tempo e fate metà tempo con la gamba sinistra e metà tempo con la gamba destra. L'ultimo esercizio di questo allenamento è il push up fatto a terra alternato con il one arm o one touch, come lo vogliamo chiamare, cioè quel movimento dove andiamo ad alternare le mani che vanno a toccare la spalla opposta. Quindi ci disponiamo sul tappetino in posizione di plank e da qui andiamo a fare push up, salto, one arm per 4 volte.
ancora, push up, one up, push up, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Anche per oggi vi ho dato un esempio di allenamento da poter seguire totalmente da soli a casa. Quello che vi chiedo, ragazzi, avete dubbi, avete domande, scrivetemi qui sotto nel video oppure mi contattate personalmente sulla mia pagina Facebook, Instagram. Io sarò ben lieta di darvi tutte le risposte alle vostre domande, risolvere i vostri dubbi. E un'ulteriore cosa che vi chiedo è quella di iscrivervi al mio canale, perché dal momento in cui vi iscrivete voi potete rimanere connessi su tutti i video che verranno pubblicati, che non riguardano solo l'allenamento, ma ci sono anche dei suggerimenti molto utili riguardo alla nutrizione. Per cui iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio. Buona giornata, ragazzi, ciao ciao!